Successo senza subire gol, ma soprattutto primo posto con 19 vittorie all'attivo. Mister Carlo Perrone guaglia il record di Delio Rossi della stagione 97-98. Un trionfo per l'allenatore che, subentrato a Galderisi, ha trascinato la Salernitana dalla zona retrocessione ad un primato blindato con 2 giornate di anticipo. E a Martina Franca il successo è arrivato con le riserve e in un campo difficile. Alla squadra di Perrone basta un guizzo di Capua, che aveva sostituito da pochi minuti l'infortunato Montervino, per rendere davvero indimenticabile questa stagione. La Salernitana, che presentava diversi volti nuovi nella ripresa, ha sfiorato il raddoppio con Adeleke e Gustavo. A fine gara la squadra ha fatto festa con i circa 300 tifosi giunti da Salerno. Nel post gara, come si apprende dal sito ufficiale dei Granata, Perrone ha affermato: teniamo a rispettare la regolarità del campionato e non faremo sconti a nessuno. Nell'ultima partita risparmierò sicuramente i diffidati, mentre nella partita di domenica cercherò di mettere in campo una formazione per far bene. Sarebbe bello mantenere l'imbattibilità alla Rechi. Per il Martini invece il cammino si fa più complicato. La sconfitta per 1-0 contro la capolista rende ancora più difficoltosa la permanenza in Lega Pro. A 2 giornate dalla fine sono solo 2 le lunghezze che separano la squadra pugliese dall'Arsanese in zona play-out.